Eccoci qua, Paolo Lorenzo, bentornato. Come raddrizzare un weekend, no? Potresti scrivere un manualino. Sì, incredibile, delle volte parte tutto in salita e poi cambia, condizioni meteo difficilissime sabato, ho fatto la differenza e oggi sapevo che in una buona partenza potevo andare forte e chiaramente ho chiesto molto dalla mia Ducati e delle mie gomme e mi sono trovato gli ultimi 7 giri in realtà impiccato col posteriore e ho dovuto tirarmi in barca, ma comunque cercare di stare attaccato a Carlos e a Leon per difendere il podio anche alla fine, perché ero proprio impiccato. Loro con i sistemi elettronici evoluzione consumano un po' meno le gomme, quindi si ritrovano gli ultimi giri un po' messi meglio e infatti è stato così, però va bene perché alla fine poi è finito secondo con Nori che stava rimontando forte, quindi insomma va benissimo. Ti ho visto un po' affaticato, è un altro lavoro il tuo, moto uguale ma non uguale, no? È proprio un altro lavoro fisico, ti ho visto. No, io Imola, se sei in palla fisicamente come sono io quest'anno puoi fare la differenza perché è una pista molto fisica, chiaramente la moto deve essere a posto, i ragazzi l'hanno rimessa in sesto dopo la caduta non per colpa mia, poi il motore, quindi hanno cercato di fare il tutto e gli ho regalato questo podio e a loro, soprattutto per me che insomma ci voleva. Loro l'hanno detto che eri caldo, in griglia il tuo team manager l'ha detto che eri caldo e pronto, quindi c'è la massima fiducia. E come prosegue adesso, al di là della seconda mancia su cui sistemerai qualcosa, sentivo prima, ma come prosegue adesso la tua situazione, insomma hai novità? Ce la metterò tutta per replicare in gara 2, anche se poi le seconde mance sono sempre più difficili perché tutti si sistemano, comunque cercherò di fare la mia gara anche nella seconda e poi stasera tiriamo le somme e credo che se Daniele abbia la possibilità di portarmi avanti lo farà, perché comunque quest'anno mi ha dato la possibilità di correre e credo che se possa farlo magari con un compagno di squadra come Nori e poi vediamo quale sarà la moto. Io sono contento oggi di essere andato sul podio con una Ducati, che forse sono stato quello che ci ha creduto più di tutti nella Ducati in questi anni, ci sono voluto rimanere attaccato sempre con i denti perché mi sono sempre trovato molto bene e quindi ho dato tanto. Oggi lo dedico a tutti i tifosi ma anche a tutta la Ducati questo podio, che l'anno prossimo non ci sarà e insomma 3 Ducati sul podio è fantastico. Grazie sempre per non mollare mai e grazie per aver dato tutto a casa. A voi, ciao.